Alla grande. Oh, ciao Serena, finalmente. Ciao a tutti. Sorry, Hi everyone. connection, as usual. Sì. So let's get to know a bit more. Serena Viviani, back from Levi, where that was her first World Cup appearance, la prima gara di Coppa del Mondo. Complimenti, com'è stata? Come l'emozione deve essere stata pazzesca. L'emozione era tantissima, infatti devo dire la verità, forse mi sono agitata anche un po' troppo, più del previsto, però è stata un'esperienza bellissima, mi sono divertita tantissimo. La prima gara è stata speciale, peccato che non sono riuscita a tirar fuori l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento che poi ho tirato fuori il giorno dopo, anche se purtroppo ho inforcato, quindi l'inforcata purtroppo è Beh, incredibile. ci sta, eh. Però, se dovessi dire, non ho rimpianti. È umano emozionarsi la prima gara di Coppa del Mondo ed è umano inforcare. Sicuramente l'atteggiamento era quello giusto, quindi si riparte da qua. E niente, speriamo per le prossime, ecco, che vada anche un po' di fortuna. Come Eh dicevi sì. anche prima su Instagram, che vada anche di fortuna. Pizzico di fortuna aiuta. No, no, noi ti abbiamo visto bella, decisa, determinata, solida come sciatrice anche, quindi Grazie. ottimo, ottimo. Quindi tu, io mi ricordo che andavi bene anche in gigante, adesso sei convertita allo slalom, fisso. Sì, ecco, diciamo che vabbè, da piccolina ho sempre portato avanti entrambe le discipline, ho sempre avuto una grande passione per lo slalom, ma mi hanno anche sempre detto: "Guarda che tu sei gigantista, il piede da gigantista." Una persona in particolare me lo diceva sempre, Alessandro Roberto, non so se lo conosci, Branda. il mitico Branda, che saluto, e lui mi ha sempre detto: tu hai il piede da gigantista, quindi continua a far gigante perché poi, vabbè, c'è stato l'infortunio che è stato un imprevisto, nessuno l'avrebbe mai pianificato, purtroppo è andata così e dopo l'infortunio diciamo che il gigante l'ho un po' perso di vista, però nonostante ciò cercherò comunque di portarlo avanti. Cioè adesso che comunque fisicamente sto meglio a livello anche diciamo di ginocchia, sicuramente riprenderò a farlo. Poi non è detto che vada come debba andare, però bisogna sempre provarci, quindi Oh, vediamo che poi cosa c'è bisogno succede. anche di slalom, femminile, c'è un bel gruppetto che sta venendo su, Tela, con Rossetti, Peterlini, Della Mea, insomma, si vede qualcosa si muove e quindi Sì. abbiamo anche nei maschi questa specializzazione come il Vinazzer che vuole fare gigante o il Viali Prandini che vuole fare slalom, quindi si può lavorare una seconda disciplina. Sì, che secondo me comunque in ogni caso, a parte che se uno è bravo tecnicamente, alla fine, bene o male, tutte le discipline dovrebbero venirgli facili. Chiaramente poi uno è più predisposto per una disciplina piuttosto che un'altra, ma se sci bene, comunque te la cavi in tutto. E poi, secondo me, ogni disciplina serve per un'altra. Quindi il gigante serve per lo slalom, la velocità serve per lo slalom, per il gigante serve tutto. Per i velocisti Esistono. serve fare un po' di slalom, perché comunque Si anche sveglia fuori. tecnicamente aiuta, esatto. E quindi, secondo me, è utile fare tutto. E Poi, tu il tuo chiaro. feeling con le discipline veloci, com'è? Beh, allora, diciamo che io sono sempre stata una spericolata, quindi prima facevo tutto, facevo qualsiasi cosa, facevo discesa libera, chiaramente ero sempre più brava nelle discipline tecniche, però facevo tutto. Poi, dopo l'infortunio, io mi sono infortunata in discesa libera, sono diventata un attimo più attenta, ecco. Super G continuo a farlo, piste facili così continuiamo a farlo, anche quest'estate ne ho fatto un po'. Velocità, discesa libera, diciamo che l'ho un po' messa da parte perché dopo quell'evento un po' cioè sai, comunque non era la mia disciplina, no? Quindi mi fossi fatta male in slalom avrei continuato a farlo, però siccome non era la mia disciplina ho detto: onde evitare altri problemi, meglio metterla da parte. Quindi nata a Genova, piuttosto che uno sport acquatico, ti sei innamorata dello sci. Come sono andati gli inizi? Come è successo? Beh, diciamo che è stata tutta
una passione che è stata trasmessa da mio padre principalmente. Lui, grande amante dello sci, anche se lui originarissimo di Genova, come miei nonni e tutti. Lui andava spesso a sciare, non è maestro né niente, però mi ha sempre voluta portare sulle piste perché a lui piace la neve, pensa che ogni volta mi dice quanto sei fortunata, se potessi mi comprerei una baita in montagna e non la farei più e andrei a vivere lì, perché lui è proprio amante della montagna. Quindi diciamo che me l'ha trasmessa lui. All'inizio io ero un po', come ho detto anche prima su Instagram, ero un po' mammona. Non mi piaceva tanto andare a sciare perché mi sembrava un momento in cui io mi distaccavo. Distaccamento dalla famiglia. Sì, un distaccamento dalla famiglia. Poi col passare del tempo, invece, le prime gare, le prime competizioni, poi sai, le amicizie e tutto, è iniziato un bel Quindi percorso, un gioco divertente che poi si è trasformato in una hai professione. cambiato diversi C-Club anche nel comunque si è poi stato a Piemonte subito ed hai cambiato diversi C-Club. Sì, diciamo che il mio cambio di C-Club dipendeva principalmente dagli allenatori che ne facevano parte. Io ho sempre fatto, diciamo che, vabbè, il mio primo allenatore, primissimo, era Giancarlo Vittone. Poi sono passata a Franco Pecchio, che mi ha fatto conoscere una persona che per me ora è fondamentale, che è Sergio San Martino, che saluto. E lui ormai è come un secondo padre per me. È una di quelle persone che proprio, cioè, mi vuole bene, ci tiene più di me, penso. Penso che ci tenga più di me e ha Bene, dato. tutti allenatori di esperienza, di una certa età e di esperienza, questo vedi, il Sì. vecchio mestiere. Lui proprio ha dato l'anima per potermi far arrivare dove sono adesso. Ci ha sempre creduto, anche quando mi sono fatta male, che tutti gli dicevano ma tanto dopo 2 anni ferma, cosa vuoi che faccia? E lui ha sempre detto: no, no, voi non la conoscete, io non la conoscete, tornerà più forte di prima. E io ci credo. E anche se comunque quando sono tornata sugli sci, ero, diciamo, tra virgolette, un rottame, perché facevo 2 curve e mi dovevo fermare, non ne venivo fuori. Ho riniziato coi pali dopo 5-6 mesi che avevo messo gli sci ai piedi. E devo dire la verità che in questo percorso mi hanno aiutato anche tanto i miei allenatori del comitato, Alberto Platinetti e Ti ho appena scritto. Ciao Alberto. ciao Plati, e Marco Gullino con la preparazione atletica, anche lui è stato molto importante. E poi vabbè, il mitico Branda che continuo a nominare, che anche lui con i suoi cazziatoni e tutto, Ti e hanno quello mi ha sempre dato un tirato aiuto. avanti tutti, eh. Sì. No, che poi, come dicevi prima, questo periodo di stop ti ha permesso di capire quanto ami lo sci, quanto ti piace fare questa cosa. Sì, perché comunque star 2 anni ferma a Genova, poi io non mi ero proprio tolta da qualsiasi gruppo WhatsApp, qualsiasi cosa che mi facesse ricordare lo sci, perché comunque non potendo sciare ero proprio demoralizzata, no? Ho detto E non pensando di non sci. poterci tornare più, insomma, non vedevi Esatto. speranza. Esatto, quindi ero proprio sparita, no, dal mondo dello sci e tutti dicevano: ma cavoli, avrà smesso di sciare, non torna più, che fine ha fatto Serena, no? E invece poi, quando sono uscita dal tunnel, tra virgolette, che ho fatto l'ultima operazione, ho visto un punto d'arrivo, ecco, diciamo, ho visto una via di uscita, mentre prima non riuscivo a vederla, perché comunque sai, fai un intervento, ti dicono ne devi fare un altro, poi ne devi fare un altro ancora e tu dici sì, vabbè, ciao. E invece poi Quindi puoi lasciare il messaggio che bisogna crederci e anche quando sembra che non ci sia la luce, invece è una lucina, aggrapparsi a quella lucina. assolutamente, soprattutto se quello in cui devi credere è il sogno della tua vita e quello che più ti piace fare, ecco. Se invece è una cosa a cui puoi fare a meno, puoi anche non crederci. E poi Però sei ecco. in quarta, in un attimo Coppa Europa e adesso Coppa del Mondo, in un anno, tac, I tac, tac. cavoli sono stati, diciamo, i 3 anni degli esordi. Il primo è stato l'esordio in squadra nazionale, poi c'è stato l'esordio in Coppa Europa e quest'anno l'esordio in Coppa del Mondo. Quindi sì, diciamo che ho passato i 3 step molto, molto velocemente.
Infatti ti dico, comunque l'obiettivo principale quest'anno sarà anche comunque la Coppa Europa, perché per quanto Portate avanti. sì, comunque non è che ne abbia fatta tantissima, mi piacerebbe comunque avere una continuità nel circuito di Coppa Europa, quindi riuscire a entrare nelle 30, partire un po' meglio e poi magari fare dei bei risultati, ecco. Quindi sicuramente quello sarà uno degli obiettivi. Poi la Coppa del Mondo, ti dico, quello che viene, ben venga, ecco, cioè sicuramente ce la metterò tutta per fare un bel risultato nelle 30, anche lì. Non vi allenate mai insieme con tutte le altre ragazze, anche del gruppo Sì. dell'Elite o do Irene o... Con l'Elite poco, cioè una volta forse ci siamo allenati. Con invece il gruppo Slalom ci siamo allenati abbastanza quest'estate, perché comunque noi in Coppa Europa abbiamo fatto un gruppo, diciamo, come ho detto prima, un gruppo multiplo, no? Quindi slalomiste, gigantiste, velociste. E le slalomiste, già da programma, già da come si erano messi d'accordo, si sarebbero aggregate al gruppo di Coppa del Mondo. Quindi sì, quest'estate abbiamo fatto un bel periodo a Sasfè e poi abbiamo fatto anche in Senale su un po' di allenamenti, anche comunque per cercare di capire, no, poi chi portare a Levi, eccetera, eccetera. E quali pensi siano i tuoi punti di forza? Ai miei La punti di forza sicuramente una scelta testa? dal punto di vista sciistico o dal punto di No, vista stai tra il fisico, la tecnica ma e il mentale. sicuramente ho una sciata molto solida e quello mi aiuta parecchio. Sono spesso un po' schiacciata, ecco, quello dovrei migliorarlo. Dal punto di vista mentale, diciamo che il mio punto di forza è che comunque so quello che devo fare, so quando sono in pista, so che mi devo concentrare, che devo fare quello che devo fare lo so sempre. Il mio punto, diciamo, invece debole è che spesso e volentieri credo poco, cioè so di avere le capacità, ma ci credo poco poi nel momento in cui Beh, non è sembrato, dai, non è No, sembrato. poi io appunto, cioè, nel senso, faccio gare da tanti anni, quindi poi l'atteggiamento ce l'ho, però dentro di me ogni tanto magari mi sento inferiore rispetto a molte altre persone che poi alla fine non sono tanto inferiore, non lo sono, però io dentro di me ho sempre un po' E questa beh, paura. poi entrare in un circuito del genere dove loro hanno già un certo nome, hanno già raccolto certi risultati, un palmarès super, quindi devi... Per forza, hai un minimo di rispetto così, no? Però non devi buttarti per questo. Comunque le vedi lì che hanno già tutti i loro bei risultati, quindi tu ti senti comunque un po' inferiore, ecco, un po' fuori luogo, però poi alla fine penso che, come ha detto la Brigna, siano esseri umani con due gambe e due braccia, quindi E tra i consigli che hai avuto in tutti questi anni dagli allenatori, qual è quello che ti porti ancora sempre con te? piede esterno pesante, sempre. Piede esterno pesante. Quello, cavoli, è la base di Ecco. tutte le cose. Cioè, se hai il piede esterno pesante, puoi andare tranquillo. Poggiarsi bene, incidere e via. No, perché anche nel tratto pianeggiante hai dimostrato una buona fluidità e tutto. Adesso poi è difficile, in televisione sai, non si capisce bene se poi uno gira di troppo, no? Però se, cioè, ti piacciono questi tratti pianeggianti anche, come ti abbiamo visto anche bene sul ripido. Ma diciamo che appunto, come ho detto anche prima su Instagram, ultimamente devo dire la verità che anche sui tratti pianeggianti, che prima invece erano un po' il mio punto debole, il mio tallone d'Achille, invece adesso devo dire la verità che vado abbastanza bene. Poi ci abbiamo lavorato talmente tanto che secondo me era difficile. No, ci abbiamo lavorato tanto, poi ti dico, quest'estate abbiamo anche fatto un bel lavoro al capannone, Sì. e lì ti aiuta tantissimo a spingere, a imparare a spingere, tutte quelle cose lì. Poi, da quello che dicono, ecco, il mio punto di forza in questo momento sono quasi più i tratti pianeggianti che i tratti ripidi. Poi, non so, dipende anche un po', secondo me, da pista a pista, però.
da quello che dicono. E crescendo, quali sono stati i campioni che ti hanno ispirato, con cui guardavi? Allora, sicuramente Ted Ligety, ma la prima in assoluto Tina Maze. Io ho sempre avuto un debole per Tina Maze, cioè per me era un idolo. Cioè, se io ancora adesso la vedessi dal vivo, penso che mi emozionerei. Vabbè, Tina, sì, vabbè. Proprio lei è stata un punto di ispirazione per me pazzesco. Mi ci rivedevo tantissimo proprio. Quindi sì, sicuramente lei. Poi vabbè, è chiaro, la Schifrin e compagnia non sono da meno, però se dovessi dire un nome, Tina Maze, tutta la vita. Adesso com'è stato vederti lì a fianco con la Schifri, con queste ragazze che prima vedevi solo così dalla televisione, diciamo? È stato strano, anche perché nella sciata in pista, proprio così casualmente, dietro di me partiva proprio la Schifrin. Poi io non avevo mai fatto in vita mia una sciata in pista. Sono arrivata lì e mi sono vista la Schifrin indietro, ero già in panico, ho detto oddio, adesso non è che giunge. sì, eh. Sono partita e poi quando sono arrivata in fondo l'ho vista lì e ho detto cavoli, che bello vedere, cioè Sì, prima è stavo sempre in televisione, adesso cavoli, ce l'ho qua. fantastico. Sì. No, Quindi bello. Cosa consiglieresti, tuoi consigli per i ragazzini che stanno lavorando per arrivare un giorno dove sei adesso te e da lì in avanti anche? beh, cavoli, se questo sport vi fa divertire come fa divertire me, credeteci sempre, continuate per la vostra strada e non fatevi dire da nessuno che non valete abbastanza, perché nel vostro percorso sicuramente incontrerete qualcuno che vi dirà, ma non hai le potenzialità o non vali abbastanza. Se ci credete voi, nessuno può impedirvi di fare niente, quindi crederci sempre. Quasi sempre era successo il contrario in diversi sport, quando qualcuno riceveva questi commenti negativi, poi otteneva dei risultati pazzeschi, quindi è di Sì, buon beh, auspicio. chiaro, secondo me dipende anche molto dal carattere che hai. Io, ad esempio, sono una di quelle che più mi tratti male e Più più poi combatti, è sì, una cioè combattente. non mi arrendo, però ogni tanto ricevere anche dei complimenti, secondo me, fa bene per il morale. Cioè, ci vuole un po' tutte e due le cose. Non bisogna sempre essere cattivi o sempre essere troppo buoni, ecco. Qual è Perché l'aspetto che ti pesa di più di questa vita? sicuramente, beh, i tanti sacrifici fatti durante la mia adolescenza e il fatto di non poter continuare a studiare come avrei voluto. Ecco, ero appassionata di biologia, mi piaceva proprio, avevo iniziato l'università subito dopo il liceo, solo che poi appunto quell'anno lì ero ancora incomitato e bene o male qualcosa riuscivo a fare. Poi col passare del tempo è stata sempre più dura e ho dovuto abbandonare. Però, come hai detto anche tu prima, c'è sempre tempo poi per riprendere. Meglio Riprendere fare dopo. una cosa al 100% fatta bene che farne due a metà, ecco, quindi. E della vita da ragazza, diciamo, di una ragazza della tua età, non so, fidanzato, shopping, vestirsi da Ecco, donna. beh, sicuramente la vita sentimentale è molto difficile avere una relazione, ecco, parliamoci chiaro, nel senso Sì, che è o sempre hai in. una relazione con una persona che fa la tua stessa vita, ma comunque che fa anche le tue stesse gare, perché poi alla fine anche tra maschi e femmine non è che ci si veda così tanto Infatti, nel mondo. Alla fine, ti dico, la vita sentimentale è un po' secondo me da lasciare da parte, soprattutto se hai 21 anni, magari già se sei un po' più grande, riesci a gestirla anche a distanza, però se sei così giovane, secondo me vai un po' a complicarti la vita, nel senso che sì. inizia quasi a essere più un peso che una cosa piacevole. Quindi non so, non sono molto pro. Concentriamoci sullo sci. Sì, no, poi per carità, è chiaro che siamo tutti umani e ogni tanto capita di prendersi delle cotte per qualcuno e andare un po' fuori dagli schemi, no, che ti eri prefissato, però sostanzialmente se non ne vale proprio la pena, secondo me diventa più un peso che una cosa bella. Quindi
al di fuori dello sci, quali altre attività sportive o di qualsiasi genere ti piacciono, ti sono interessate Beh, crescendo? diciamo che prima mi piaceva tanto il tennis, mi piaceva tanto andare in bici, mi piacevano un sacco di cose. Adesso comunque, quando non scio, mi devo allenare almeno 2 volte al giorno, è un po' difficile praticare qualcosa di diverso dall'allenamento a secco, ecco. Diciamo che più si va avanti, più diventa dura Certo. poter avere degli hobby, ecco. Poi, per carità, ogni tanto, se c'è la possibilità, uno va a fare una camminata in montagna o che ne so, una partita a tennis, però è una cosa talmente rara che non so. Sull'alimentazione, come dicevamo prima, che era una cosa di interesse abbastanza. L'alimentazione sicuramente è un aspetto fondamentale, come dicevo anche prima, non solo negli atleti, in tutte le persone, anche le persone che non soffrono di patologie o persone che addirittura sono anche più magre del previsto, comunque devono seguire un'alimentazione corretta. Anche la gente che deve ingrassare deve mangiare comunque cibi sani per ingrassare, no? Tanto, ma in modo sano. Quindi l'alimentazione è fondamentale in qualsiasi tipo di Ingrassare intendi dire mettere su massa muscolare o ingrassare? mettere su massa muscolare o comunque qualsiasi Certo. cosa, però sì, comunque. Comunque l'alimentazione è fondamentale in ogni campo. Poi chiaramente, come ho detto anche prima, più il livello è alto e più i dettagli fanno la differenza. Quindi chiaramente questo è un dettaglio molto importante. Quando rientri a Genova sarà difficile, che lì i prodotti locali sono Cavoli! sostanziosi, eh? Qua a Genova c'è il pesto, la focaccia, è sempre un po' difficile, Adesso però. Sai, bisogna tener duro. stai facendo preparazione atletica per conto tuo, tra una gara e l'altra, quindi. Sì, adesso ho riniziato con la preparazione atletica, sono stata ferma un paio di giorni per recuperare, comunque era un po' di settimane che ero in giro e ho iniziato oggi di nuovo con la preparazione atletica. Ho una palestra qua nel garage di casa che avevo fatto già nella quarantena e quindi mi alleno così. E vabbè, mi alleno col mio preparatore della squadra, Davide Mondin, e adesso abbiamo iniziato un nuovo programma in preparazione appunto alle prime gare di Coppa Europa e poi al proseguo della stagione. Tu il parallelo adesso non partecipi. No, 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 ma era già in programma che io non partecipassi, anche perché comunque, vabbè, l'abbiamo provato solo una volta e poi. Come Non lo so, vedi io adesso? vorrei fare un appunto che per me comunque è una disciplina abbastanza pericolosa e secondo me con lo sci da gigante neanche così divertente, se posso Infatti dire. adesso c'è con lo sci Però, da gigante. vabbè. No, però se l'hanno messa è giusto che si faccia. Si Io non faccia, so, magari ecco. poi diventerò anche brava nel parallelo, o magari no, chi lo sa, magari faremo un po' di più. Vuoi lanciare un messaggio in chiusura, così un messaggio positivo ai ragazzi che seguono, a tutti i tuoi follower? Dobbiamo creare un fans club, non c'è ancora un fans club, Ah, questo è molto grave, creiamo un fans club. No, no, sarebbe un po' imbarazzante, sono sincera. Forza Genoa. Forza Genoa, quello sempre. Su Instagram era pieno di gente che scriveva Forza Genoa, qua un po' meno, ma I Liguri, i genovesi ti adorano, oggi già ho ricevuto un sacco di messaggi, quindi. sì. E niente, io, vabbè, il messaggio che voglio dare è di fare sempre. Di cercare di far sempre ciò che più ci piace, di non mollare mai, neanche nei momenti difficili, prendere sempre, diciamo, le piccole cose positive dai momenti, diciamo, più difficili, dalle cose negative e di non abbattersi. Questo è un periodo comunque difficile per tutti. Noi siamo fortunati che riusciamo ancora ad allenarci, c'è purtroppo anche della gente che è amante dello sport e non può allenarsi in questo momento. Tenete duro, speriamo presto di poter tornare tutti a fare ciò che più ci piace. Che adesso è stato un po' complicato in questo periodo anche per voi, anche per una trasferta tipo Levi, non so quanti controlli vi avranno fatto. Anche per noi è un periodo sicuramente complicato, ma diciamo che noi siamo un po' in una bolla, no? Comunque sì, facciamo i tamponi e tutto, però poi quando siamo tutti insieme
ci sentiamo anche quasi protetti, cioè comunque noi viviamo una realtà che ancora non è come la realtà che vive magari una persona che deve stare in casa e non può uscire, cioè comunque noi riusciamo bene o male ancora a fare ciò che ci piace e tutto in libertà, quindi siamo molto fortunati in questo. Allora, ormai il ghiaccio è rotto nella Coppa del Mondo, noi ti auguriamo di divertirti e di farci divertire, così ci fai dimenticare tutte queste altre cose. Se non potremo sciare, almeno siamo un Almeno po' contenti. grazie, gentilissimo, e A spero di presto. sentirti presto. Dai, Dai, buona serata. forza, forza, siamo tutti con te. Grazie, Ciao, ciao. ciao, alle prossime. Ciao, ciao.